A Petraia Sottana prosegue il ritiro del Palermo. Siamo arrivati ormai a quasi 3 settimane di ritiro. Intanto qui sulle Madonie nasce il Palermo che verrà. Notizie che arrivano dal campo, oggi tanta tattica e poi una partitella 9 contro 9 per cercare di mettere benzina, nelle gambe. Per il resto a tenere banco però è la situazione riguardante l'inizio del campionato, perché ci sono due situazioni pendenti che rischiano di far slittare di almeno 7-10 giorni inizio del campionato. Si tratta della situazione del Bitonto e del Picerno, di cui si aspetta la sentenza alla Corte di Appello, che era fissata per il 16 settembre ma è slittata, e poi anche la situazione riguardante l'associazione calciatori, che ha indetto per la prima giornata di campionato uno sciopero a causa delle liste bloccate. Proprio sulle liste bloccate ieri Alberto Pelagotti ha spiegato quella che è la posizione dei calciatori del Palermo. Si chiede a gran voce da parte di tutto il comparto dei calciatori la possibilità di levare il vincolo dei 22 giocatori e di dare la possibilità a calciatori che in questo momento sono a spasso di poter firmare un contratto professionistico. Ma sentiamo le parole di Pelagotti e poi torniamo nuovamente qui. La nostra idea è quella di cercare, insomma, di rimettere le liste a 25 perlomeno, cioè, proveremo a far questo, anche perché ovviamente è un discorso che va a pro di tutti, non solo del Palermo, ma a pro di tutte le squadre, e soprattutto mi vengono a mente qualche mio compagno che è a casa, magari senza squadra, e non può firmare a causa di questa cosa qui. Quindi, insomma, la società è dello stesso parere, quindi speriamo veramente di non arrivare allo sciopero, però speriamo veramente che si possa fare qualcosa sotto questo ambito. Dal campo invece notizie rassicuranti per Massimiliano Doda, che ieri ha lasciato il ritiro per effettuare una visita più approfondita al Policlinico di Palermo. Le notizie dicono che, insomma, il calciatore ha rimediato una lesione al bicipite femorale sinistro, nulla di grave, sarà disponibile entro 30 giorni. In ogni caso, sul mercato il Palermo si sta muovendo per trovare un vice Doda, ma anche per cercare di dare a Boscaglia, soprattutto a centrocampo, quegli elementi che numericamente in questo momento servono. Nel frattempo, oggi in conferenza stampa si è presentato l'altro terzino, quello sinistro, Niccolò Corrado, di proprietà dell'Inter ma proveniente dall'Arezzo. Sentiamo le sue parole.